Buongiorno cari amici per la parte numero 2 delle serate d'estate sotto i cieli con Chico Xavier. Come sapete io sono Garbin Luca, responsabile del sito www.garbinluca.it, sulleaglidellinfinito.it, giardindalma.it e nonché creatore del gruppo La Casa di Timoteo, in cui vi invito ad entrare. Oggi parleremo di un pensiero di André Ruiz, psicografato dal medium Chico Xavier, che dice tranquillità e parla così: tranquillità comincia il giorno nella luce della preghiera. L'amore di Dio non manca mai. Accetta qualsiasi difficoltà senza discutere. Oggi è il momento di fare il meglio che puoi. Lavora con gioia. Il pigro, quantunque si mostri in un piedistallo di oro massiccio, è un cadavere che pensa. Fa il bene quanto puoi. Ogni creatura transita fra le proprie creazioni. Valorizza i minuti. Tutto ritorna ad eccezione del tempo perduto. Impara ad ubbidire nel culto dei propri obblighi. Se tu non credi alla disciplina, osserva una macchina senza freni. Stima la semplicità. Il lusso è il mausoleo di coloro che si avvicinano alla morte. Perdona senza restrizioni. Irritarsi è il miglior modo per perdere. Usa la gentilezza, ma in modo speciale dentro a casa tua. Prova ad attendere i familiari come tratti le visite. In favore della tua pace conserva la fedeltà a te stesso. Ricordati che il giorno del Calvario la massa applaudiva la causa trionfante dei crocifissori, ma Cristo, solitario e vinto, rappresentava la causa di Dio. Ecco, questo piccolo pensiero ci invita a come dobbiamo cominciare le giornate. Spesso ci alziamo irritati per il lavoro, stanchi perché la notte non abbiamo riposato bene, con paura di quello, di come sarà la giornata, in ansia per come andranno certe cose. Ecco, cominciamo la giornata invece con ottimismo, con una preghiera semplice, 5 lettere, grazie. E con questa preghiera ricordiamoci che l'amore non manca mai di Dio, non siamo mai soli e abbandonati, la divina provvidenza non abbandona mai nessuno. Accettiamo le difficoltà senza discutere, senza fare problemi, robe varie, ma con amore e coraggio accettiamo le prove quotidiane che ci sono. Non buttiamoci sul sofà a guardare il soffitto, ad aspettare che qualcosa cambi. Il primo cambiamento avviene dentro noi stessi. Questa è la cosa più basilare da tenere presente. Ricordatevi che nella vita ogni momento è unico. Mi piace pensare a Kung Fu Panda, che diceva il maestro della tartaruga: ti preoccupi sempre, sei in ansia per il passato, sei preoccupato per il futuro e ti dimentichi di vivere il presente, il qui e ora, oggi. Questa è l'importanza e questo è il ricordo che ci dà, il suggerimento che ci dà Chico Xavier, che viene la tranquillità. Cerchiamo di essere tranquilli, cerchiamo di accogliere i familiari come accogliamo gli ospiti. Spesso arrivano a casa i nostri amici, i nostri parenti. Abbiamo due modi diversi di accoglierli. Viene a casa il nostro familiare, magari c'è già il tavolo apparecchiato, noi stiamo con il telefonino in mano, guardando la TV, neanche lo salutiamo, ciao ciao e basta, è finito lì. Accogliamoli in maniera diversa anche questo. Piccoli cambiamenti quotidiani sono quelli che fanno un grande cambiamento di vita. Non ci viene richiesto di cambiare il mondo, ci viene chiesto di cambiare noi stessi. Grazie e a domani.